Adolfo Morcanti, editore di qualità, non conformista sia per la sua capacità intellettuale che per i suoi libri. Abbiamo l'occasione di intervistarlo e di partire dal presupposto di identificare il paradigma dominante, che è sicuramente quello liberal-relativista, e rispetto ad esso quali sono gli elementi che lo caratterizzano innanzitutto, per poi vedere casomai quali sono gli aspetti critici che possiamo mettere in campo. Partiamo dal primo presupposto: cos'è oggi che domina l'esistente rispetto ai nostri tempi? Noi viviamo alla fine di un ciclo, alla fine di un mondo, nel momento della crisi finale del liberismo dominante, che nel momento in cui ha conquistato il mondo ha mangiato se stesso. E questa è una grandiosa consolazione, perché 30 anni fa cadeva il muro di Berlino, sembrava che la storia fosse finita, la storia è ricominciata a correre e chissà che tra qualche anno caschino altri muri. Il paradigma del liberismo realizzato è un paradigma di tipo individualistico e sostanzialmente idolatra, perché postula che l'individuo sia Dio, per cui padrone della propria vita, del mondo e, se possibile, dell'universo. E tutto questo ha scatenato ovviamente una serie di conseguenze paradossali, per cui tra tutti gli individui potenzialmente dei, Dio casualmente è quello più ricco, è quello più potente, e l'individuo che ricco e potente non è, è semplicemente merce, alla mercé di chi è ricco e potente. Noi viviamo nel tempo in cui tutto questo diventa plateale, palese, lo capiscono tutti, non c'è più modo di nascondere dietro nessuna retorica di diritti umani, di strutture parlamentari e cose del genere. Abbiamo noi questo privilegio. Nel contempo questa è un'epoca che però impone una riflessione. Benissimo constatare la decadenza di questo modello, è importante ricordarsi da dove proviene questo modello, le promesse fallite che aveva fatto e che poi hanno seppellito l'Europa nel sangue, ma in concreto noi oggi cosa possiamo fare? Io riprendo una lezione del mio maestro Franco Cardini, che dice sempre una cosa: bisogna ripartire dalla cultura e dalla concezione dell'Europa. L'Europa non è solo uno spazio geografico, è un contenitore comunitario, è un contenitore storico, è un contenitore identitario. Ripartire da una rinnovata coscienza europea è in questo momento la chiave per andare di là, al di là di un paradigma che finirà certamente per morire, lascerà delle macerie, e tutta la nostra missione consiste nel non rimanere sotto queste macerie.